figli sono uno specchio dei genitori. Molte volte le relazioni con i figli sono delle transazioni commerciali. Sì. Ok? Va bene. Quante cose faccio per te, e poi ti ricattano i genitori perché sono nell'ottica commerciale. È una lotta di potere. Alunni, cioè, allora che studio, allora vado in vacanza, se no che vuol dire? È un gioco che è garantito dalla società in cui viviamo. In un'altra società queste robe non si pongono nemmeno discussioni di questo tipo. C'è una mia amica terapeuta, sua figlia è andata a scuola. E lei gli ha detto, io non pensare che ti premierò perché prendi dei bei voti, eccetera, perché questo è il tuo compito, come io vado a lavorare tu vai a scuola, ed è un privilegio enorme per te andare a scuola, perché nel mondo ci sono bambini che non hanno questa possibilità e che hanno davanti un futuro che è tremendo. Quindi la messa in relazione con una realtà più grande. Invece da noi stiamo a fare i giochini di potere perché abbiamo una visione di 4 metri quadrati. Ecco perché i genitori non hanno nessuna credibilità con i figli, zero. Perché i primi genitori sono fragili, hanno la forza di un pollo, e poi vanno in terapia a prendere un po' di forza dal terapeuta, il quale è fragile altrettanto quanto loro, perché sta sempre dentro lo stesso schema. Che per carità, che schifo. Già un po'. Fatto di antropologico, è un momento brutto, di grande decadenza, non c'è forza. Alcune famiglie africane, insomma, alcuni africani sono stati intervistati per dire come vedono le famiglie italiane, non vi dico cosa ne diciamo, gli africani sono venuti in Italia, poi sono stati molto intervistati per com'è che voi vedete le famiglie italiane, e loro hanno detto, famiglie italiane, genitori non guidano nulla, sono ricattati dai bambini. I bambini sono loro che guidano. Per noi non è comprensibile questo modo. Però l'industria non è stupida, lo sa benissimo che se riesce, è riuscita a fare in modo che i bambini possano ricattare i genitori. I genitori sono così fessi che si fanno ricattare, ma è difficile non farsi ricattare se non fai un'unione di forza, se non ti proteggi, se non crei qualcosa, perché tuo figlio va a scuola, in una scuola dove gli viene insegnato questo, dove tutti i bambini hanno il bagno firmato, cioè te non gli puoi dire. Quindi o i genitori crescono come coscienza civica, oppure pagano le conseguenze di avere dei figli che un giorno gli mangeranno in testa. È finito. Questo è tutto quanto, quindi non si può fare psicologia della famiglia se non si guarda al contesto più ampio, non è possibile, è ridicolo. Quindi.